con Listen a tale quale Beyoncé. Guarda, anche loro hanno capito che si possono alzare e non danno fastidio alle telecamere, che finora stavano tutti rannicchiati. Allora, Loretta, iniziamo da te. Che dire? Che Deborah è un talento veramente eccezionale. Mi auguro che questo percorso di tale quale non ti abbia tolto la tua personalità, perché tu ci tenevi tanto che non venisse a mancare il tuo modo di interpretare, il tuo modo di sentire. Ma fortunatamente ti hanno dato sempre dei personaggi dove la tua vocalità non era discutibile, la tua bravura non è discutibile, per cui complimenti tantissimi. Grazie. Perché sei sempre in grado di affrontare questi personaggi grandiosi, ecco. Grazie. Brava. Enrico, Beyoncé. Io dico Beyoncé, che c'ha l'accento sulla I, sì. L'accento quello acuto, no? Beyoncé, com'è, acuto, sì, così, in così, in per così, acuto, è molto acuto, va da destra verso sinistra, va poi c'è quell'altro, verso... perché è grave che va da sinistra verso destra, come molto il PD, grave. Come il PD che va da sinistra verso destra, non possiamo fare battute politiche in questo periodo, in questo periodo siamo, non no, si no, può no, fare, no, è una piccolezza. No, Beyoncé, mi sei piaciuta. È veramente, lei è del Texas, lei, Beyoncé, c'ha la voce che è una schioppettata, ma anche tu c'hai una bella doppietta italiana, pum, grazie. Pum. Brava. Enrico, Claudio? Guarda, la vorrei mimare. Hai reso l'idea. Ma proprio tanta roba. Hai reso l'idea. Nino?
E la mia preferita è is mayor of original. Ah, è meglio dell'originale. Ma tu lo parli benissimo l'inglese. Sì, sei però. Stato appunto il Natale a Londra. A Maso, questo allora... film dove tu parli l'inglese nel film? Io parlo l'inglese e il siciliano. Ah, che c'è?